come anticipato, ci siamo ragazzi. L'ospite di oggi al telefono, stiamo parlando di un sacco di cose, stiamo parlando di look, di musica, e non poteva mancare uno che ha fatto tante cose, non soltanto per il look, poi magari svelerò un aneddoto, ma anche per la musica, per il cinema. Grande Marco Cocci, benvenuto. Per le donne anche io vorrei raggiungere anche per le donne, sì. Ho fatto tanto del bene in vita mia, guarda, è una cosa incredibile. Allora Marco, io ti dico una cosa, che ogni volta che passa un tuo video, io dico sempre che se un giorno dovessi, vivere, morire, rinascere, vorrei rinascere o Marco Cocci o cantante degli Incubus, per troppi motivi, perché tutti e due siete... Quindi o me o il mio fratello. Sì, bravo, così. Va bene. Ma anche per il motivo che hai appena citato, perché metti come d'accordo stai, Mario? Tutte le donne del mondo, le metti d'accordo tu, io non so come fai, ma è così, è ufficiale. Vabbè, basta, era tanto per scherzare. Lo so. Come state, come va? Allora, io alla grande, tu mi devi raccontare un po' di cose, perché ti leggo sempre su Twitter, posti dei video, anzi, ti ho visto ultimamente in forma smagliante con dei dreddoni giganteschi che mi fanno ricordare qualche anno fa. No, è stato... Che ti dico? È un periodo di musica, anche al cinema è musica, perché stiamo cominciando la promozione di questo film con la Pandolfi, Roya, Frankie Energy, abbiamo fatto un gruppettino che si chiama Pluto. Infatti. Ed è la storia un po' dei gruppi come Malfunk, come gli Snavoras, che tu ricorderai sicuramente. Sì. Che sono questi gruppi che, insomma, in ogni caso abbiamo avuto questo momento di gloria negli anni 90 con un picco, e poi a un certo punto, insomma, è andato giù. E questo gruppo però poi a un certo punto viene rimesso insieme da un fan improbabile che vuole fare una monografia video, e loro cascano dalle nuvole. Questi sono tutti ignoranti livornesi che poi anche di musica poi ci capiscono pure, giusto e onesto, però gli piace far live. Sì, La cosa importante è andare a far live, e quindi i più grandi di tutti, questa è una cosa che ti volevo raccontare, importante. Ma infatti... E poi Ho visto il videoclip, io sono andato subito a guardarlo come lo hai postato, e devo dire che rende l'idea di quello che racconti, perché si respira proprio il sapore di quegli anni lì, del club, della band che ci crede, che fa fatica, perché ragazzi si fa una fatica. Te pensa che ci sono pure degli ignoranti che pensano che quel gruppo sia realmente esistito. Vabbè. È incredibile, la truffa è riuscita. Oh, bene, dai. Senti, mannaggia. Ma bellissima questa cosa tua, perché hai sempre coniugato la musica, il cinema, il fatto di cantare, e tra l'altro da spavento, ragazzi, andatelo a ascoltare dal vivo, Marco, non solo con Malfunk, ma anche con la tribute band dei Pearl Jam. Ma adesso col trio acustico. Tu non lo sai, Mario, ma adesso c'è il trio acustico alcolemico. Ma io guardo tutto, vedo anche le foto che pubblichi la mattina, quando ti svegli. Siamo bruttini, sì, lo so. Non c'è niente da fare, io ci provo, ma io fino a metà concerto vado bene. Sì, A metà concerto un po' gli è finita, non ci riesco, ma te lo sai bene, perché comunque te sono anziano. Ma senti, è il nome da dove arriva? Deriva forse da qualche piccolo legame? Guarda, era cominciato per la voglia di andare a suonare con un mio amico, con il chitarrista Simone Pascarella, eravamo un duo acustico. Sì. Poi abbiamo aggiunto il bassista, che muove tipo un pedalino con cui manda delle basi elettroniche, è diventato il trio acustico. Poi sì, abbiamo visto che non arrivavamo mai alla fine di un concerto, è diventato il trio acustico alcolemico. Senti, ma tra l'altro fate un sacco di date, ho visto Sardegna, ho visto veramente... Non lo so, è una cosa strana, non capisco perché. Ma... avevamo cominciato per scherzo e sta diventando un lavoro. Bene, ma è come giusto che sia nella vita, mai prendersi troppo sul serio, perché le cose arrivano... Esatto, la cosa importante è quella. Ma e tu sei re di questo, perché devo dire che se c'è una persona che è simpatica, scherza sempre, allora quella sei tu, perché non vedi l'ora di fare la battuta in ogni contesto. Perché bisogna sempre ricordarsi che il puzzo di merda è dietro l'angolo. Sempre, bisogna sempre avere un po' di puzzo di merda nel naso, ma non perché dici c'ha la merda sotto il naso, no, un po' di puzzo di merda per sentire che ci può ricascare sempre. Senti, mentre tu stai parlando di queste cose, ti stiamo guardando in onda col videoclip Randagi, dove ti fai tatuare e sei lì che, insomma, soffri, che è un piacere. Dimmi. Dico, com'è stato girare questo video? Questo video, ho detto, mi dovevo fare quel tatuaggio. Infatti.
Poi in base a quel tatuaggio sono nate un po' di cose, un po' di teorie. Poi è andato Randaggio, ho detto facciamoci il video di Randaggio. Ho trovato questa mia amica che fa i tatuaggi, che è la Cincia, una ragazza brasiliana che tatua a Firenze, e io ho detto puoi venire a fare un video per i Malfunky, naturalmente. E lei ha detto va bene, dai, andiamo. E che siamo andati lì e ci siamo messi a fare questo video e me lo sono fatto sul serio, me l'ha fatto lì. Bene, ma senti, adesso giusto per non rubarti troppo tempo, perché so che sei abbastanza incasinato in questo periodo tra concerti, promozioni e quant'altro, però volevo sapere se c'era qualcosa che volevi ricordare di imminente, di immediato, che dovrai fare. Imminente, guarda, c'è il 4 aprile esce questo film di più grande di tutti. L'8 aprile siamo a suonare al Magga di Civitanova Marche. Sì. E poi a fine aprile veniamo su e siamo a suonare tipo a Brescia, alla concessionaria, verso il 29 di aprile, il 28 a Padova, al Fish Market. E poi non mi ricordo, c'è un altro paio di date che non mi ricordo. Comunque o qualcuno mi twitta e vede, tanto io le date le metto, oppure va sul, non lo so, c'è su internet e trovi, insomma. Allora, benissimo, hai già dato dei link di riferimento, ma spiegami una cosa, perché ti chiami Io Bruno sul Twitter? Io Bruno, perché mi è rimasto addosso. Ti ricordi quando facevo Brand New? Sì. Io parlavo sempre con un pupazzo. Ok. Questo pupazzo venne fatto apposta perché io praticamente non riuscivo a parlare al pubblico guardando in macchina. Okay. Allora ho detto, ragazzi, se volete faccio questo programma io ho bisogno di interagire con qualcuno. Un vaso, un cesso, quello che vi pare. Allora hanno fatto fare questo pupazzo, che è un sacco di patate con tipo un po' fetish, e il nome che gli è stato dato, che gli ho dato io, è stato Bruno. Grande, ecco, allora... Da lì me lo sono portato dietro e adesso sta con me, cioè c'è un tipo sul divano a casa e sta con me e io sono diventato Io Bruno. E continui a parlargli, è tutto a posto. Sì, insomma. assolutamente, perché ormai sono cerebro leso, devo parlare col pupazzo, almeno il pupazzo mi ascolta. Senti, ma quando passi da Milano, da queste parti, che ti vogliamo qua anche a Database con Pino Scotto, così racconti del film, racconti... Sai cosa? Se riusciamo, magari, visto che il 28 siamo a Padova e il 29 dobbiamo andare a suonare a Brescia, sì? Magari venendo da Padova ci facciamo una passata da Milano e tipo il 29 pomeriggio fissiamo. Ah, va che bello, mi piace, io ti prendo in parola, a parte che ora che mi viene in mente, mi sa che io e te ci vediamo il 22 a Roma per l'Earth Day. Suoneremo insieme con Risofonic, per cui sarà un evento pazzesco, in diretta mondiale su National Geographic, è una cosa davvero bella. Ma Piazza del Popolo? Beh, guarda, ancora la location me la devono confermare, però è sicuro che è il 22, per cui ci vediamo a Roma e poi ci mettiamo d'accordo. Tanto saranno quelle due location di merda solite, o è Piazza del Popolo a Roma o è Circo Massimo, quindi sono portacci. Anzi, quasi non vengo, guarda. Ok, vabbè, dai, troveremo un posto un pochettino più degno di te, dai, ci proviamo. Ah sì, dai, era meglio il Colosseo, però vabbè, la stessa, dai. Ok, dai, sarà per la prossima, Marco. Senti, buon tutto quello che combini. Grazie, e come al solito Mario. Rock and roll, Saluto a tutti, state bene e ricordatevi che il puzzo di merda è dietro l'angolo, ciao. Grande, ciao. Ciao, ciao, ma ciao.